Benvenuti in questa diretta, carissimi amici e amiche. E parlo a voce bassa perché ho mia figlia di là che dorme. Allora, questa diretta è una di quelle dirette che faccio quando sono veramente incazzata. Qui posso dire le parolacce, su YouTube no, sono veramente incazzata. Allora, una viene qui. Io vengo qui nel Ponte dei Morti per passare 3 giorni o 4 di meditato riposo. Domani torno a Modena perché lavoro lì dal mercoledì al sabato. Bene, fino adesso mi ero rilassata e sono uscita soltanto 2 volte. La prima volta mi è andata bene, non ho incontrato nessuno. Adesso, invece, sono uscita, ho incontrato una persona che mi ha fatto girare le palle. Va bene, io le palle non ce l'ho, non ce l'ho perché non sono un uomo, ecco. Però guardate. Dunque, mi devo sfogare con voi perché mi è venuto il mal di stomaco, mi è venuto da vomitare dal nervoso che ho. Allora, ho girato anche in mezzo alla strada, sebbene sia notte, qualche ripresa di quello che mi è successo. Allora, io ero lì tranquilla che dovevo entrare in un negozio per fare delle commissioni. Mi sento chiamare da lontano, una voce di donna, che mi chiama con un nome con cui non mi chiama più nessuno, un nome così confidenziale con cui non mi chiama più nessuno, eh? Io mi chiamo Ciacio, Giuseppina, Patrizia, per cui in ambiente di lavoro mi chiamano Giuseppina e gli amici mi chiamano Patrizia o Patti, quindi lei mi ha chiamato Giusi, che non mi chiama più nessuno così. Io pensavo che non fosse rivolto a me, quindi ho continuato, insomma, ad andare per la mia strada. Lei urlava ancora di più, mi sono voltata e ho visto questa donna, una donna che tra l'altro io stimo, con cui non ho mai litigato, che non mi ha mai fatto nulla di male, veramente. Anzi, ci siamo anche scambiate dei regalini tempo fa, però guardate. Il modo in cui mi ha trattato mi ha dato sui nervi e se non fosse che le ho voluto bene in passato e gliene voglio ancora perché è una brava donna, l'avrei mandata a fanculo, scusate. Sono ancora nervosa, bisogna che faccia un po' di meditazione con i cristalli, se no stasera vado fuori, sono proprio incazzata, nervosa. Insomma, le energie negative di questo posto contaminano anche la brava gente. Guardate, vi saluto dopo, vi voglio bene, vi mando un bacio, fatemi finire il discorso. Se non che... E dopo che mi ha chiamato così, io mi sono fermata, l'ho vista e lei mi ha detto, guarda, mi sono anche dimenticata quel momento perché sono talmente nervosa, ma talmente nervosa. Mi ha detto mi dispiace, con aria pietosa, no? Con aria pietosa, mi dispiace di cosa? Che ho cambiato il posto dove a parte che torno qui nel weekend, perché ho una casa più grande, lì ho solo una stanza a Modena, quindi nel weekend torno qui perché non voglio certo abbandonare la sala e le montagne a cui voglio bene. Quindi mi dispiace, con aria pietosa, no? Come dire, poverina, mi dispiace. Allora io stavo quasi per dire, ma ti dispiace di che? Di cosa ti dispiace? Se non fosse che lei dopo che ha detto mi dispiace, con aria pietosa, fa, ma ce l'hai con me? Allora ha cambiato tono, ce l'hai con me? Perché ha visto una certa freddezza da parte mia. A me non, io non voglio avere la pietà di nessuno perché penso di essere una donna come tutte le altre e non ho bisogno della pietà di nessuno e neanche di essere trattata come un caso umano solo perché ho un canale YouTube che si occupa di esoterismo e anche di psicologia o sfoghi personali. Solo perché sono su YouTube. Perché c'è gente che pensa che quelli che sono su YouTube o sui social sono persone che sono casi umani o meritano la pietà umana. Chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Allora, scusate, sono ancora nervosa, sono ancora nervosa. Magari cancellerò questa diretta perché vorrei dire delle parolacce per sfogare, ma non lo faccio. Tra l'altro, questa è una brava persona, ripeto, cioè, fino adesso non mi aveva mai trattato così, ma evidentemente, essendo andata io via da qui, chissà quante se ne dicono su di me, quante se ne inventano, sapete, i pettegolezzi di paese. Cioè, io veramente, vabbè, lasciamo stare perché sennò poi sono costretta a levare questa diretta, va bene, subito. Va bene, non voglio dire cose da denuncia, vabbè, sapete come sono io quando mi arrabbio, mi conoscete. Il maglione rosso mi fa arrabbiare. Allora sentite poi com'è finita. È finita che dopo che lei ha detto ma non ce l'hai mica con me, è vero? Io ho detto no, perché non ce l'ho con lei. E lei poi di nuovo preoccupata. Dimmi, non è che ce l'hai con me? Non ce l'ho assolutamente con te, gli ho detto. Poi avrei anche voluto dirle ma perché ce la dovrei avere con te?
In effetti non mi ha fatto niente, quindi. E niente, quindi ha capito bene, si è girata sui tacchi e se n'è andata. Io avrei voluto anche spiegarmi, avrei voluto anche un po' parlarle, come dire, ma cosa c'è, perché mi tratti così, ma cosa è successo, insomma. Però poi, visto che lei se n'è scappata, se n'è andata via, allora ho capito questo, che tutti coloro che si occupano di esoterismo, come me, alla fine vengono temuti anche da brave persone, cioè loro pensano, anche le brave persone, che noi non facciamo altro che rituali e maledizioni contro tutti. Allora, anzitutto, noi che conosciamo le pratiche esoteriche, le formule esoteriche e i rituali, non facciamo mai del male a chi non ce l'ha fatto, assolutamente, se no ci torna indietro. Quindi questo, ma non lo capiscono, non lo capiscono. Quindi, poi non abbiamo questo tempo di stare a fare questi rituali contro tutto e tutti, anche contro chi magari se lo merita, perché se no, guardate, cioè anche l'energia, ogni rituale comporta una certa dose di energia, cioè chi ce le darebbe le energie per fare rituali tutti i giorni in quantità? Assolutamente. Quindi, ci sono questi pregiudizi su di noi. Ho avuto un commento YouTube l'altro giorno che mi ha veramente lasciato così basita, poi l'ho cancellato e ho anche bloccato questa persona. È una donna che mi ha scritto sotto il commento delle fatture, dove tra l'altro riferisco i contenuti di un libro bellissimo di una studiosa, la Calvert, Edizioni Mediterranee, quindi una casa editrice stupenda, molto conosciuta a livello europeo, credo anche internazionale, quindi un libro, un signor libro, quindi mi limito semplicemente a riferire alcuni contenuti di questo libro. Non dico neanche se io l'ho effettuato o no, sotto questo video delle fatture che ha avuto più di 40.000 visualizzazioni su YouTube, insulti, offese, alcuni li ho lasciati, però questo di questa signora non potevo, perché lei ha detto che tutti noi che pratichiamo queste cose meritiamo che ci tornino indietro e tante altre, anche per colpa nostra, tanta gente si è suicidata. Guardate, io sono il contrario, so di gente che ha tentato il suicidio per colpa della cattiveria altrui, che si è difesa con l'esoterismo, e fra queste ci sono io, fra queste ci sono io. Io mi sono difesa e mi difendo con l'esoterismo. Io faccio a meno di psicofarmaci, di psichiatri e psicologi grazie all'esoterismo e ci tengo a dirlo e ne sono orgogliosa. Io dormo senza l'aiuto di sonniferi, mangio, bevo regolarmente, ho una buona salute e di questo devo ringraziare l'esoterismo, perché con tutte le energie negative che mi sono state mandate prima che io mi occupassi di questo settore, di questa grande scienza che è l'esoterismo, io a questo punto sarei morta per la cattiveria altrui. Quindi scusate lo sfogo, adesso leggo i commenti, mi sono calmata. Allora, la società è ancora troppo arretrata per comprendere cose che sono boicottate dal sistema. È verissimo. È verissimo, Atenea, è verissimo, è verissimo. È verissimo. Un bacio, cara. Ciao Patti, hai ragione. Ecco, dice. Allora, ricordatevi anche questo, guardate, saluto. Colgo l'occasione per dirvi questo. Chi vi guarda con sospetto, oppure peggio ancora, perché per me è peggio, con pietà, come se foste casi umani, si mette in una posizione di superiorità nei vostri riguardi e vi nuoce. Ricordatevelo sempre. E queste persone, vorrei usare il dito medio, ma sono troppo signora, ultimamente sto un po' scadendo. Queste persone devono andare dove meritano. Ecco, scusate questo sfogo, scusate, scusate. Allora, sì, carto tesoro, ecco Daniel, guarda, ma mi ha rovinato il pomeriggio questa persona, guarda. Adesso però mi sto rimettendo grazie a voi. Sono d'accordo, Patti, stasera, grazie, grazie. Cioè, meno male che voi mi capite, però vedete, quando si intraprende questa strada, è difficile poi intendersi con la maggior parte delle persone. Ecco che i vincoli fra di noi sono così forti, no? Fra noi che apprezziamo queste arti magiche, perché non troviamo questa corrispondenza all'esterno. Quindi è così, è così. Quindi l'esoterismo ci allontana e ci innalza, posso dirlo, ci innalza. Ecco, allora lo dico, cavolo, cavolo lo dico perché è vero, ci innalza dalla gente comune. Ecco, adesso sono io che mi metto sulla posizione, io e tutti voi ci mettiamo sulla posizione, perché è così, perché noi non ci permettiamo di dare giudizi non richiesti. O di sospettare di persone che non ci hanno fatto nulla. Ecco, noi abbiamo, io ho trovato molta più serietà e bontà negli ambienti esoterici, fra cartomanti e fra esoteristi, che non tra laureati e professionisti. E lo dico, lo dico, lo dico, lo dirò sempre, lo dirò sempre. Scusate lo sfogo.
Allora, perché un cuore buono come il tuo, poi se sono dire, oh, grazie caro, sì, ma io me ne sono accorta, ma guardate, continuano a invidiarmi. Quando ho detto tempo fa nel panificio un'altra persona che io sono andata a Modena, mi hanno fatto, ma beata te che te lo puoi permettere, ma vaffa, scusate, che te lo puoi permettere, perché i miei figli ormai sono grandi e quindi posso farlo, ho potuto farlo, cioè mi invidiano anche il fatto che me ne sono andata, devo rimanere qua a subire. Cioè io non lo so, cioè ma io, cioè io comunque io ripeto, alla fine ho capito così, le protezioni esoteriche vanno bene, però ho chiuso, però quando mi incontrano mi devono abbrancare, cioè mi devono abbrancare, se no non sono contenti. Ecco, quindi meno male che ci siete voi, meno male. Allora, e anche altre persone, ci sono anche altre persone brave anche in questo stesso posto, dico la verità. Cioè io parlo delle volte soltanto di bene, ma ci sono delle brave persone che mi vogliono bene, che mi sorridono, io sorrido e capisco il loro animo, ci sono, ecco qui anche tra i commercianti di questo posto. No, no, ci sono, ecco, ci tengo a dirlo, ci tengo a dirlo. Allora, ciao Mario Russo, ciao Tessaluna, come ti capisco, cara, così. Mi ero messa anche il maglioncino rosso. Domani andrò via da questa sala che mi piace tanto, però vabbè dai, domani sono a Modena, domani sono a Modena, va bene, un bacio a tutti, a presto.